Ad oggi, a giudicare dai cantieri aperti, sembra che i beni culturali dell'Aquila per la loro ricostruzione debbano dire grazie sostanzialmente alla solidarietà dell'estero e non allo Stato. Non è affatto così, a partire dal luogo in cui si sta facendo questa intervista. Sara, ma direttamente dal Ministero dei Beni Culturali ad oggi sono arrivati quasi 6 milioni di euro, dei circa 100 impegnati per i monumenti del centro storico dell'Aquila, dove i lavori di recupero volgono al termine, sono partiti o sono in avanzata fase di progettazione. Per tutti gli altri bisogna dire grazie alla generosità dei governi stranieri, come quello russo che si è fatto carico di Palazzo Ardinghelli, e alla solidarietà dei vari soggetti pubblici e privati italiani. Accompagnati dal direttore regionale per i beni culturali Fabrizio Magani, i ministri Lorenzo Ornaghi e Fabrizio Barca hanno visitato stamattina il Teatro San Filippo, per il quale sono in corso di predisposizione le procedure d'appalto, il Palazzetto dei Nobili, dove i lavori volgono al termine, e il cantiere del Teatro Comunale. Il sopralluogo è stata l'occasione per la sovrintendenza per presentare il conto al Ministero, un piano pluriennale da 525 milioni di euro per il recupero di 485 monumenti. Barca si è fatto carico di reperire almeno i 206 milioni per il primo triennio necessari per avviare gli interventi ritenuti prioritari, tra questi la Cattedrale, le chiese Capo IV di Santa Maria Pagani e San Pietro, e poi quelle di San Silvestro e Sant'Agostino. Un sacco di soldi, soldi necessari sulla base delle esigenze che sono state accertate, perché lo sforzo del Ministero è quello di una programmazione seria, quindi dire con i soldi che abbiamo a disposizione, con i soldi donati, la priorità delle opere da ricostruire e restaurare è la seguente. Quindi abbiamo effettuato una programmazione apparentemente lunga, ma nelle sue fasi triennali verificabile. Caduto nel vuoto, strada facendo, l'impegno assunto dal precedente ministro Sandro Bondi di destinare dal 2011 l'1% dei fondi Arcus, circa 20 milioni di euro per 10 anni, ai beni culturali dell'Aquila. Arcus ha adempiuto tutto ciò che doveva adempiere in termini procedurali, cioè tutte le richieste che erano state approvate sono state soddisfatte o, dato che Arcus e l'ibidazione verranno soddisfatte, gli impegni che prenderò io verranno mantenuti da me.